Buonasera ragazzi, Ari eccoci tornati al canale. Pensavate che ero sparito, Ari eccomi qua. Siamo stati belli ingrippati col lavoro, quindi siamo spariti per un po'. Non siamo riusciti ancora a fare un video per il lavoro perché è abbastanza complicato. Questa sera vi porto subito un bel video perché dobbiamo fare il checkout di dove abitiamo adesso. Domani ci dobbiamo spostare in un altro studio apartment, quindi prima che ce ne andiamo vi sparo un bel video della camera dove siamo stati sto mese. Questa è la zona, vi lascio qui la mappa di dove siamo stati noi questo mese, zona Schwabing. L'appartamento, il nome degli appartamenti qui si chiama il The Spot, quindi andatevelo a sparare su internet, date un'occhiata ai prezzi e tutto. E per fortuna tramite Booking.com, che di solito utilizzo per prenotare gli hotel online, che vi lascio qui la schermata, vedete, c'ho sia l'abbonamento, c'ho sia il livello Genius. E c'ho prima e già c'è un bello sconto, tipo il 15%, il 20% addirittura. E poi, come vedete, c'era pure su questo studio apartment, c'era l'opzione per c'era un ulteriore sconto se prenotavi tramite telefono. Quindi c'ho avuto quasi un 25-30%, se me ne sbatte, mi sembra dai 1.400-1.500 mensili netti, siamo andati a sbattere a circa 990 euro, quindi sono quasi diciamo 1000 euro tutto incluso. In rupie sono 15 milioni di cucuzze, tanto per. E anche il secondo studio a parte, meno che ci sposteremo domani, ci abbiamo avuto un bello sconto pure lì, circa di 350 euro, una cosa del genere. Quindi mi raccomando, fatelo pure voi. Fatevi l'iscrizione su Booking.com, che è fondamentale, specie per chi viaggia spesso. E quindi mo' niente, vi mettete belli comodi, come al solito, fuori sta a nevicà. Mo se prepariamo, già siamo pronti, scarpe, andiamo giù di sotto, vi faccio vedere dall'entrata tutto l'ambaradam come al solito. Sigla! Ragazzi, purtroppo non ci abbiamo avuto tempo per fare un tour della nostra camera di giorno, lo facciamo di sera. Quindi adesso abbiamo la nostra camera, qui dietro c'è il nostro residence, sta piovendo, sta nevicando, ma partiamo da qui. Quindi qui dietro, come vedete, qui c'è Rewe, che è un supermercato super comodo, e qui sopra c'è la camera nostra. E qui dietro c'è la fermata del trenino e autobus, quindi super comodo. Mo' entriamo perché sta diluvia. Quindi ecco la nostra camera. Tacchettiamo qui. Qui c'è il coso per fare il check-in da soli. Facciamo la seconda entrata. Questa è la lobby. Qui c'è zona divanetto, come vedete. Ci stanno i monopattini da affittare, nuovi di zecca. Questa zona relax, zona checkout, zona check-in, tutte informazioni, tabelle, mappe, cartine, di tutto. Questa è la reception. Qui abbiamo sempre tutte le mappe di Monaco, dintorni, tutto quello che serve, vedete? Libri, penne, matite, caramelle, tavolini, questi possono essere utilizzati. E poi niente, qui c'è la zona cassetta delle lettere della posta. E mo ce ne andiamo sopra, dai. Eccolo qua, via, entriamo. Siamo al primo piano. Qui ovviamente ci abbiamo, come ho fatto una volta, qui zona mondezza a meno 1 e a meno 2 c'è la zona lavanderia, come ho fatto già vedere. Ma oggi non ci interessa e andiamo diretti alla nostra camera, primo piano. Questo è il nostro corridoio che voi già conoscete. Allora, una volta entrati, vabbè, innanzitutto la misura sarà intorno ai 28-30 metri quadri su per giù, adesso non mi ricordo bene. Qui appena entrate alla sinistra ci avete il bagno. Bagno super luminoso, super attrezzato con i classici
sciampi, quelli loro per le mani, per body e via dicendo. Tazza, qui abbiamo zona doccia, vedete, tutto super luminoso. Qui c'è il muricciolo per metterci tutta la roba. Qui abbiamo il coso che non mi ricordo il nome, una sorta di termosifone di questi a muro, che però questi sono spenti. Perché in questi appartamentini c'hanno un sistema che si riscalda il pavimento e si gestisce da qui, vedete, da 1 a 6. Quindi regolate l'intensità del calore all'interno della camera, del bagno, con questo regolatore e questo anche in camera. Quindi questo è il bagno, super pulito, qui c'è quest'altro muricciolo, come vedete. E questo è il bagno. Ovviamente qui ragazzi oggi siamo, questa sera siamo in fase, domani ci spostiamo in un altro studio apartment perché qui il prezzo è andato fuori di capoccia, quindi ci dobbiamo spostare. E quindi non abbiamo avuto tempo per il fatto del lavoro e quindi ve lo faccio adesso, sennò poi se domani faccio check out non si fa più. Vabbè, andiamo avanti. Quindi qui abbiamo zona cucina attrezzata così. Tutte queste cose per scaldalatte e via dicendo, per la colazione, tazze, tazzine, controtazzine, bicchieri, tutto 7 da 2, eh? Piatti fondi, piatti piani, sale, pepe, microonde nuovo di zecca, eccolo qua, tiè, guarda come brilla. Questo qui invece qua sopra ci stanno le cose per fare la pasta, su qui antiaderente, la padella. Quello per cuocere la pasta e via. Questo l'abbiamo visto. C'è pure questo in dotazione. Altri bicchieri, tovagliette, tovagliette pure qui. Qui tutto regolamentario. Questa è la nostra, Bialetti, non la toccate. Shampoo, tavoletta sempre da loro. Qui abbiamo la zona mondezza. Qui c'è tutta la cutleries. Pela carote, pela patate. Questo lo taglia pure la capoccia. Forbici, queste sono le nostre, non me le fa scordare. Apri bottiglie, cavatappi, tutto c'è. E via. Qua si chiude. Frigorifero e freezer abbastanza capiente. Non male. E uno. Qui abbiamo, vedete, il regolatore per il pavimento qui nella camera. Si regola con questo, sempre a palla, 6. Armadi, armadietti all'entrata, vedete? Belli capienti, stampelle. Eccolo qua, vedete? E questo è uno. E qui sempre vari cassetti vari. Ci sta tutta l'altra roba, cassetti, cassettoni e via dicendo. Questa roba nostra. Cassaforte qui, altri ripiani. Qui altra roba. Scolapasta, sempre tutto da loro. Questo è il nostro, lo porta via. E qui siamo coltelli, coltellacci. Questa è tutta roba loro, tutta roba nuova di zecca. Quindi super attrezzato questo studio, eh? Molto importante, sempre tovagliole. Qui attaccapanni, abiti vari. Questo so io, eh? Qui c'è un'altra extra coperta in casa che va a temperatura a meno 100. Ci avete pure quella. Qui è già fancallo comunque che. Levati e mo adesso questa vedete c'è la camera, letto così, letto, piccola pecca, il letto è molto morbido, i cuscini fanno pena, proprio i cuscini no, non si possono vedere, però vabbè, non possiamo avere tutto. Qui c'è una bella radio super funzionante, questo è un caso di stagione primavera-estate, che il gran caldo fa un po' di freddo, di fresco, ventilatore. Poltroncina, angolo studio, colazione, pranzo, cena, più mezzo angolo studiolo, vedete, con la presa. Qui ci attaccate tutto quello che vi pare, come vedete. Lampada, qui c'è il coso, il disegnetto di Alice Bianca, che l'abbiamo messo qui, eccolo qui, favoloso. C'è il per scaldare l'acqua, per fare il tè o quello caffè americano, quello che vi pare. Macchinetta De'Longhi per farvi caffè espressi con le cialde,
che ve le lasciano in dotazione quando fate il check-in, ci sono quattro cialde. Questa è tutta roba che dobbiamo portare via. Altro scomparto, televisore, questo che è 28 pollici, boh 30, manco mi ricordo. Sempre prese di sotto, qui tutti gli altri cosi, come si chiamano? Cassetti vari, qua sotto zona scarpe, zona valigie. Qui è tutto pronto per impacchettare per domani. Qui abbiamo, vedete, le lampade. Con questa stacchi tutto, là rimangono solo quelle sulle bajur. Qui abbiamo una sorta di tenda che schiacci questo, in caso fa gran freddo, si abbassano queste tende vengono giù. Ecco, sta nevicando, ragazzi, ecco qua. Olè. Sta nevicando in diretta, manco me ne ero accorto, guardate un po'. E adesso facciamo una prova, vediamo se abbassiamo quelle cose che ho detto prima. Aspettate, ma facciamo una prova. Spingendo queste, vediamo un po' se si abbassano. No, vediamo un po', riproviamo. Vabbè, non si abbassano, non so perché, ma non fa niente. Vedete che ci sono tre grandi finestrone. Quando chiudete le finestre, guarda quanto sono spesse. Chiudete queste finestre, non passa più né suono, niente. Qui c'è la strada principale, come faccio vedere, più sotto c'è le bandiere. Lì c'è la fermata del trenino, vedete? Con l'autobus. E questo è così. Quindi una volta che voi chiudete, state sigillati dentro. E nonostante è la strada principale, non si sente nulla. Ecco qua, il giro dello studio ce lo siamo fatto. Quindi se capitate in queste zone a Monaco, zona abbastanza centrale, in 20 minuti state a Marienplatz. E come ho già detto, allora c'è il parcheggio privato sotto al costo di 15 euro al giorno, c'è il wifi, poi c'è la pulizia delle camere una volta a settimana. Altra cosa molto fondamentale, come vedete, ci sono tutti gli accessi per i disabili, molto importante da sottolineare. Quindi in generale niente, il voto complessivo che hanno su booking.com, ovvero 8.6 circa, al massimo è 10, quindi è super azzeccato, quindi ve lo straconsiglio se passate in zona Monaco. Ovviamente il prezzo che vi ho citato prima, quello che abbiamo pagato mensilmente e che pagheremo nell'altro appartamento domani, c'è anche la situazione coronavirus che abbassa ancora di più i prezzi, quindi ecco, anche quello è da tenere in considerazione. State belli impappati, che mo a presto faremo, vi faccio un bel video sul lavoro e appena ci abbiamo un attimo di tempo un po' più tranquilli, che siamo abbastanza ingrippati. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, sparate un bel like, commentate, condividete, fate come vi pare e ci vediamo al prossimo video. Passo e chiudo qui da Monaco, ciao!